Marco Grugnola nei quarti di finale di un Challenger, una bella sorpresa, te lo aspettavi? Ma guarda, quasi discutevo l'altro giorno con il mio allenatore, quasi un anno che non giocavo un Challenger per mille motivi, e mi trovo molto più a mio agio a giocare questi tipi di tornei che altri, quindi me l'aspettavo. Devo ringraziare il direttore che senza Wildcard non avrei neanche giocato, quindi innanzitutto grazie a lui. Poi ti ripeto, vivo molto la giornata, sono stato molto fortunato al primo turno, anche se onestamente stavo forse iniziando a ingranare, ma da lì a dire che vincevo è molto molto lunga, quindi sono stato molto fortunato. Oggi ho giocato un po' meglio, sono calato molto fisicamente nel secondo set, però fortunatamente è andata bene anche oggi. Fisicamente come stai? Fisicamente diciamo è stato meglio nel periodo della mia vita, però anche peggio, quindi non mi posso lamentare, vivo molto la giornata, ho un team che mi sta dietro tutto il giorno, quindi bene. Qui a Como Challenger hai fatto un primo turno, quattro secondi turni, questi sono i tuoi secondi quarti di finale dopo il 2009, troverai Gabashvili e Starace che stanno giocando in questo momento, sta vincendo Gabashvili contro cui non hai mai giocato, mentre con Starace hai perso due volte, quindi preferisci Gabashvili. Guarda, ti dico onestamente, non pensavo, se ho finito il primo set, non pensavo a questo risultato. Avevo dato favorito Potito e sì, con uno non ho mai giocato ma lo conosco bene, con l'altro lo conosco altrettanto bene, ho già giocato, quindi sì, cioè non ho preferenze. Sarà durissima con tutti e due, è molto molto dura, vediamo come andrà. Va bene, grazie, in bocca al lupo. A voi, credi, grazie.